Sul pennone più alto della cittadella sventola la bandiera tricolore, omaggio all'arma dei carabinieri, alla cittadinanza di Alessandria. Oggi ci sarà la festa della benemerita. Franco Capone. Dal mattino del 2 giugno, festa della Repubblica, sul pennone più alto della cittadella sventola la bandiera tricolore donata alla comunità alessandrina dal colonnello Enrico Scandone, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Alessandria. Una cerimonia, per restare nella storia, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini, autorità e parlamentari. Un gesto, abbiamo detto, che si lega alla storia perché proprio nella fortezza alessandrina, il 10 marzo del 1821, fu issato per la prima volta il tricolore italiano. La cerimonia è poi proseguita con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, situato all'interno della cittadella, la presenza di uno schieramento dei reparti di formazione comandati dal maggiore Carlo Giordano. A caratterizzare la giornata, sottolineato il prefetto Romilda Tafuri, è stata la cerimonia della consegna delle onorificenze concesse dal Presidente della Repubblica, che si è svolta all'interno della prefettura e che sono state assegnate al capo della Protezione Civile della Croce Rossa, Marco Bologna, a Giampiero Montecucco di Novi Ligure, onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica al colonnello comandante della Guardia di Finanza di Alessandria Rosario Amato, all'imprenditore alessandrino Romano Ampossi, all'avvocato Massimo Canigia e a Giustino D'Andrea, onorificenza di Cavaliere della Repubblica ad alcuni cittadini e comandanti delle Fiamme Gialle, Carabinieri, Vigili Urbani e Protezione Civile. La festa continua oggi. Nel pomeriggio alle ore 18 i carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria celebreranno la ricorrenza del 203 anno di fondazione dell'Arma dei Carabinieri con una cerimonia militare che si terrà presso la caserma Scappaccino, sede del Comando Provinciale, situata in piazza Vittorio Veneto ad Alessandria. Sebbene il Corpo dei Carabinieri Reali venne istituito da Vittorio Emanuele I di Savoia, il 13 luglio del 1814 la festa dell'Arma viene celebrata però il 5 giugno. Perché proprio quel giorno, il 5 giugno del 1920, la bandiera dell'Arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valore militare, quale tributo per le gesta compiute da numerosi reparti nel corso della Prima Guerra Mondiale.